Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il referendum, il quorum non è stato centrato, dunque il referendum abrogativo sul cosiddetto no TRIV non è passato. In Abruzzo il quorum è stato raggiunto soltanto in 13 comuni, tutti in provincia di Chieti, dove appunto si è superato il 50% più uno degli aventi diritto. Andiamo a vedere insieme il servizio sul referendum, che comunque ha registrato una prevalenza del sì e ha un valore ovviamente politico. Dicevo, andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi. Solo il 32% dei votanti si è recata alle urne per votare il referendum abrogativo sulle trivelle. Non è stato raggiunto il quorum e a niente sono valsi gli appelli di associazioni ambientaliste e forze politiche lanciati nell'ultimo mese. La regione con l'affluenza più alta è stata la Basilicata, proprio dove, settimane fa, è esploso il caso che ha portato alle dimissioni del ministro Federica Guidi. La regione con l'affluenza più bassa invece è stata la Campania, con il 17%. Poca informazione e tanta confusione sul caso, questo il rimprovero da parte di chi si era prodigato attivamente. Data la mancanza dell'election day, date le 3 settimane, 14 milioni di italiani che vanno a votare dicono al governo Renzi che deve cambiare la propria strategia energetica, non sono un risultato di poco conto. Poi volevo sottolineare una cosa, in Abruzzo, in Basilicata ovviamente ben si conosce il petrolio, si è superato il quorum. In Abruzzo le città e le zone che hanno superato il quorum sono tutte, quasi tutte sulla costa tetina, e questo è un segnale importante per quel famoso parco nazionale della costa tetina, della costa dei Trabocchi, che stiamo aspettando. A questo punto cosa succederà da qui in poi? Ma intanto la battaglia continua e non stiamo valutando l'ipotesi di un ricorso alla Commissione europea. Tenga conto di un particolare, che il regalo che Renzi ha fatto ai petrolieri concedendo le concessioni senza limite è in contrasto con la direttiva europea, la 22 del 94, che regola la concorrenza nel settore degli idrocarburi. Per cui questa norma cambia, oppure prima o poi arriveremo a pagare una multa. Spero che Renzi, dopo averci preso in giro con un referendum lontano dall'election day, averci fatto buttare 360 milioni per cercare di non ottenere il quorum, non abbia il coraggio di farci pagare anche la multa. L'inchiesta sulle trivellazioni petrolifere in Basilicata si allarga e dalle carte emerge anche l'Abruzzo. Oltre 13.000 tonnellate di rifiuti degli impianti petroliferi lucani sono stati conferiti a Chieti tra il 2013 e il 2014. Questa è la denuncia del Forum Abruzzese delle Acque, che chiede chiarezza sulla qualità di quei rifiuti e sul loro smaltimento. Andiamo a sentire il servizio di Elisa Leuzzo. L'inchiesta a petrolio in Basilicata interesserebbe anche l'Abruzzo, perché? 13.000 tonnellate di rifiuti liquidi dei pozzi lucani sono stati trasferiti a Chieti Scalo per essere smaltiti, e secondo le carte, l'inchiesta della Procura di Potenza, sarebbero arrivati con codici CER, cioè i codici che identificano i rifiuti, diciamo non corretti, perché sarebbero arrivati come rifiuti non pericolosi, mentre invece secondo gli esperti, secondo i periti della Procura, si trattava di rifiuti da classificare come pericolosi. Ora è un fatto estremamente grave quello che è accaduto in Basilicata, però il fatto che arrivino 13.000 tonnellate di rifiuti nel nostro territorio, non avendoli prodotti in Abruzzo, questo la dice lunga sulla totale insostenibilità del mondo del petrolio. E siamo anche ulteriormente preoccupati del fatto che quell'impianto, sito a Chieti Scalo, è stato poi interessato da un'altra inchiesta diversa proprio pochi mesi fa, inchiesta appunto per smaltimento illecito, traffico illecito di rifiuti. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che gli enti di sorveglianza della Regione Abruzzo intanto rassicurino sulla fine di quei 13.000 tonnellate, cioè sono stati poi smaltiti correttamente, cioè nel senso sono arrivati come rifiuti non pericolosi, ma almeno sono stati trattati realmente, concretamente, come rifiuti pericolosi al momento del ricevimento, oppure no. E restiamo sempre in tema di discariche, perché questa mattina c'è stato un sopralluogo da parte della Regione per quanto riguarda il sito ex Sogeri. È pronto l'iter per la bonifica di questo sito di stoccaggio di rifiuti, che si trova in Contrada Venna nel territorio di Tollo. Mercoledì scorso, 13 aprile, a seguito dell'esperimento della gara d'appalto, sono stati consegnati i lavori, che dovrebbero essere portati a termine entro la metà di luglio.
Una storia di ecomafia, di indifferenza, di inefficienza, di connivenze. Una vasta area tra le province di Chieti e Pescara, che per anni ha raccolto veleni di ogni tipo. Una discarica a cielo aperto in contrada Venna di Tollo, che oggi vede finalmente, dopo 20 anni, l'avvio degli interventi di bonifica. È una bonifica molto importante. Io ricordo che all'atto della campagna elettorale per le scorse regionali fu il primo e anche il più importante degli impegni che volli contrarre con quella comunità. Conosco molto bene quella situazione e in effetti la pericolosità non solo dei rifiuti che erano siti in modo illegale poi in definitiva in quel luogo, ma soprattutto i rischi eventualmente connessi a una esondazione, ecco, erano davvero molto molto elevati sia per l'ambiente che per la salute dell'uomo. Abbiamo stanziato questi 550.000 euro che servono a risolvere una delle emergenze ambientali più macroscopiche dal punto di vista della qualità dell'inquinamento che avevamo in Regione Abruzzo. Non è l'unica, insieme alle altre stiamo prendendo di petto, e come siamo abituati a fare noi, una per volta, per dare delle risposte a delle esigenze del nostro territorio e quindi anche delle nostre comunità che languivano ormai da oltre 20 anni, come in questo caso e come nel caso di un prossimo tema di cui metteremo a conoscenza la stampa, che riguarda un sito in provincia dell'Aquila che abbiamo liberato da uno stoccaggio pluriventennale, da 26 anni erano lì, qualcosa come 3 chilometri e 800 mila metri di tubi di amianto in un terreno di proprietà regionale. Ed ora la cronaca sarà l'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila a fare luce sull'incendio che ha distrutto sotto il traforo del Gran Sasso un pullman con a bordo 47 ragazzi che si stava dirigendo a Roma per seguire la trasmissione Amici di Maria De Filippi. La competenza è toccata all'Aquila per poche decine di metri. A condurre le indagini è la Polizia Autostradale dell'Aquila, che ieri ha coordinato i soccorsi degli occupanti del mezzo, tutti in salvo anche se in stato di shock. Vedete proprio le immagini della chiusura del traforo ieri per consentire i soccorsi e lo spegnimento dell'incendio. Andiamo avanti. Gli educatori della Casa del Sole di Montesilvano chiedono un incontro con il presidente della regione Luciano D'Alfonso per conoscere il futuro della casa di accoglienza che ospita 8 ragazzi diversamente abili. Questa mattina si sono recati sotto la sede della regione a Pescara in Viale Bovio. La Casa del Sole è una struttura di Città Sant'Angelo che ospita 8 ragazzi grazie a un finanziamento della comunità europea. Era un progetto pilota, giusto? E adesso cosa accade? Sì, il progetto nasce per dare la possibilità ad 8 ragazzi con disabilità grave di permettere la sperimentazione di una vita autonoma ed indipendente. Il progetto, come d'accordi, aveva la durata di un anno. La nostra preoccupazione più grande, in accordo e concordi con i genitori, è quella di capire che fine faranno questi ragazzi. Lasciarli dopo un anno, a nostro avviso, significherebbe vanificare tutto il lavoro fatto fino ad ora e tutte quelle autonomie, quelle abilità che i ragazzi hanno finora acquisito. Il presidente, dopo che ci ha ricevuto, insomma, già una volta, ci aveva promesso questo incontro per chiarire la situazione e per vedere come poter andare avanti. Soltanto che sono passati già parecchie settimane e ha sempre rinviato questo appuntamento, quindi siamo stati costretti a venire qui pacificamente per avere una risposta da lui o da chi di competenza. Che cosa fai all'interno della struttura? Pulisco i cani, i gatti e tutti gli animali che ci abbiamo in quartiere. Prima di stare all'interno della Casa del Sole, invece, cosa facevi? Stavo a casa. E che facevi? Niente. Stavi male, quindi? Sì, sì. E questo mi sono fatto. Poi gli amici usciamo il sabato e la domenica. Io il presidente Luciano non lo conosco bene a fondo, nel senso che non ho mai avuto rapporti stretti con lui. Però so che è sempre stata una persona sensibile verso queste cause e quindi io spero che lui comunque lo sia ancora e che ci ascolti, perché ne abbiamo bisogno, perché noi siamo ragazzi che hanno
ho ottenuto questo diritto anche grazie a delle cose che si sono venute precedentemente lui, che lui non può ignorare. E poi dopo che finiamo, se andrò bene la struttura lassù, e poi dopo a maggio di quest'anno io andrò all'università a Chieti. Ci siamo già ambientati, abbiamo conosciuto le OS, il coordinatore, ci vogliamo tutti bene. Si lavora molto, ci si mette tanta buona volontà, impegni e tante altre cose. A Chieti questa mattina è stato firmato un protocollo d'intesa nazionale fra ANCI e Confcommercio Imprese, nuove politiche che offriranno sgravi fiscali per il rilancio di un settore ancora in crisi. Si parla di un protocollo che riguarderà le attività commerciali di Chieti, si parla anche di quella che è una nuova visione da questo punto di vista, che cosa comprende? Ma il protocollo è un protocollo nazionale che ANCI ha sottoscritto con Confcommercio Nazionale e che prevede che 44 città italiane siano sperimentatrici di questo nuovo modo di fare politiche per il commercio e politiche per le città. Vuol dire fare progetti di rigenerazione urbana, ma vuol dire anche studiare una nuova modalità per attingere ai finanziamenti europei, in modo che questi non siano su dimensione nazionale ma abbiano la capacità di arrivare dentro le città e quindi aiutare quelle categorie che ne hanno bisogno, così come il commercio in questo momento. Ma un commercio vivo vuol dire anche città vive, ed è per questo che ANCI ha deciso di sottoscrivere questo protocollo e insieme con Confcommercio inseriremo questa sperimentazione che ci auguriamo possa dare risposte immediate al commercio di chi oggi lo fa ancora, ma soprattutto possa dare risposte a chi il commercio vuol farlo in futuro. Cosa cambierà in concreto? In concreto stiamo lavorando su dei progetti. I progetti prevedono anche delle iniziative di carattere legislativo, come ad esempio una cedolare secca del 10% per chi vorrà affittare locali ad uso commerciale, quindi avere certezza di quanto viene richiesto, ma soprattutto un costo più basso per chi vuole affittare. Quindi una serie di iniziative che vanno dall'agevolazione sino ad un progetto vero e proprio sul commercio e quindi sulla valorizzazione dei centri storici. Presentati questa mattina i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Piomba, il ponte per auto, bici e pedoni sarà realizzato grazie al protocollo d'intesa siglato tra le province di Teramo e Pescara e i comuni interessati. Il ponte viabile ciclopedonale sul fiume Piomba, che interessa i territori delle province di Teramo e Pescara, grazie al piano triennale 2008-2010, per un importo complessivo di 2 milioni di euro. È l'ulteriore dimostrazione di come investendo sulla mobilità sostenibile si genera una regione attrattiva, bella, accogliente, di cui ha bisogno l'economia e ha bisogno anche tutta la stagione delle nuove generazioni. Attraverso questa operazione di collaborazione intercomunale, interprovinciale, di diverse generazioni regionali, noi oggi riusciamo a fare adeguatamente il nostro dovere, consapevoli che di qui a qualche settimana partirà un'altra operazione, realizzazione, per 60 milioni di euro che farà di questa regione la regione più infrastrutturata per le biciclette non solo d'Italia ma d'Europa. Un'altra tappa fondamentale di questa realizzazione complessa che è il Bike to Coast, che coinvolge 17 comuni e 3 province. Oggi diamo l'avvio a questo tratto particolare che coinvolge i comuni di Silvi e di Montesilvano, due province, Teramo e Pescara, e ovviamente la regione come ente finanziatore. Stiamo procedendo a tappe forzate su 21 progettazioni coinvolte, 17 sono andate già a gara, alcune hanno già terminato i lavori. Noi pensiamo che entro il 2017 possiamo completare quest'opera strategica per la nostra regione di 131 chilometri di pista ciclabile sulla nostra dorsale. Si apre questa sera e siamo agli spettacoli al Teatro Massimo, la 3 giorni dello spettacolo L'ora del Rosario, portato in scena da Fiorello. Questa mattina il comico ha fatto il giro della città, è arrivato anche nel Palazzo del Comune e si è divertito a sorprendere i cittadini ignari con sketch improvvisati. Vediamo. Fiorello a Pescara per una 3 giorni a teatro con il suo spettacolo L'ora del Rosario in scena al Teatro Massimo. E questa mattina il mattatore ha deliziato alcuni cittadini ignari facendosi trovare in giro per la città con la sua tipica verve. Chissà cosa avrà pensato la signora che al bar del comune si è vista preparare e servire il caffè da un comico capace di fare sempre grandi numeri. Pronto, signora?
Castello? Sì, all'Inter. 1,10€. Ma si c'è a casa tua? Quant'è? 80? Disponibile Solare, sempre pronto allo scherzo, Fiorello incontra il sindaco Marco Alessandrini e si ferma a ricordare della sua visita a Pescara ai tempi del karaoke, la trasmissione TV che lo consacrò al grande pubblico. Nessuno di noi poteva immaginare che fu la prima volta che capimmo che stava nascendo un grande successo. Qua, 11 anni adesso, come e avevamo l'impianto per 1000 persone, lo ricordo, sicurezza per 1000 persone, transenne per 1000 persone, 20.000, voi eravate ragazzi. E poi, in tempi di social, Fiorello saluta tutti, annuncia un giro per la città e inizia a postare foto. Cittadini avvisati, da oggi a mercoledì, chissà che non vi ritroviate in uno sketch dell'amato Rosario Fiorello. Io adesso vado a immortalare la vostra bella Pescara. Benissimo, sinceramente ci farebbe piacere ospitarvi anche adesso, però immagino che abbia un sacco di cose. Guarda, ho già postato una foto. E adesso apriamo la pagina dello sport e partiamo dal premio Prisco che si è tenuto questa mattina a Chieti. I vincitori della 14ª edizione del premio Giuseppe Prisco alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva sono stati l'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, oltre a Lorenzo Insigne, calciatore del Napoli ed ex giocatore del Pescara. Noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Renzetti, che ha ospite proprio l'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco. Buongiorno a te Paolo e ovviamente buongiorno al mister Di Francesco. Sì, grazie, grazie. Siamo qui a Bolognano nella tenuta a Zaccagnini. Ringrazio i graditi ospiti, il cavalier Zaccagnini, Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo. Io partirei subito dal cavalier Zaccagnini, che deve andare subito dentro per intrattenere i graditi ospiti. Una giornata importante di sport, una giornata resa ancora più importante anche dal fatto che avete premiato un abruzzese che sta portando in alto i colori del calcio italiano, ma per conto dell'Abruzzo. Certo. Dobbiamo essere tutti orgogliosi e fieri di questo. Io mi ricordo quando la giuria, tutti, da Gianni Mura, Sergio Zavoli, a Giampaolo Ormezzano, a Ilaria D'Amico, tutti hanno mandato una terna di chi premiare e il nome di Eusebio Di Francesco c'era a tutti i giornalisti. È stato per me, in maniera silenziosa, mi ero commosso. Mi ha fatto piacere perché conosco Eusebio da quando era piccolo e ho frequentato, diciamo, la sua famiglia, i suoi fratelli, per cui sono affezionato, anche se non ci frequentiamo, però è una bravissima persona, per cui sono orgoglioso e fiero che lui ha accettato questo premio e che oggi è qui in cantina con noi. Quest'oggi non avete potuto consegnare per ovvi motivi, perché c'è il campionato fra poche ore a Lorenzo Insigne, ci sarà un'altra occasione per la consegna di questo premio al giocatore del Napoli. Sì, ha chiamato lui personalmente dicendo che ci teneva a questo premio, che sarebbe venuto appena il campionato glielo permetteva, di venire proprio qui in azienda a ritirarlo personalmente, quindi siamo felici anche di questo. Grazie, io ringrazio il cavaliere Zaccagnini, padrone di casa che ci ha ospitato, Eusebio Di Francesco, soddisfatto, direi anche orgoglioso, perché da abruzzese riceve questo premio che in passato è andato a grandi personaggi del calcio italiano e non solo. Ma penso che sia uno dei premi più ambiti a livello nazionale, per di più sono orgogliosissimo di averlo ricevuto nella mia terra, che dire di più, per me è stata una doppia soddisfazione. Oggi a Chieti, ovviamente, Eusebio, non si può che parlare anche di calcio abruzzese, calcio locale. Eusebio Di Francesco ha un figlio che si sta facendo onore nella Virtus Lanciano, è arrivata anche la convocazione con l'Under 21, ma sotto sotto speravi che potesse accadere tutto questo quest'anno o probabilmente Federico sta rendendo al di là di quelle che erano anche le tue aspettative? Ma devo dire che è cresciuto tantissimo, un ragazzo ha dei mezzi importanti, ma li aveva anche prima, non adesso, dal punto di vista mentale, dell'approccio sia agli allenamenti che alla gara è migliorato tantissimo e si vedono i frutti in questo momento, sta raccogliendo i frutti di grande lavoro che ha fatto in precedenza, perché mio figlio ha sempre lavorato con grande voglia, con grande passione in questo lavoro e mi auguro che gli possa dare ancora tante altre soddisfazioni. Serie B, il Lanciano impegnato nella lotta per la salvezza, il Pescara in quella per approdare ai playoff. L'augurio di Eusebio Di Francesco qual è? Ad entrambi. Devo dire che il Lanciano è stato molto bravo a riprendersi, perché c'era un periodo in cui la davano predestinata alla Lega Pro, invece ha avuto
un periodo veramente magico, unico. In questo momento è un momento di difficoltà anche un pochino societario, mi auguro che si possano riprendere, avere meno punti di penalizzazione che poi magari gli permetteranno di lottare fino alla fine per la salvezza. Mentre per il Pescara, anche il Pescara ha avuto un periodo difficile, nonostante dal mio punto di vista aveva fatto anche delle buone gare raccogliendo poco rispetto a quello che meritava, e in questo momento è tornata a giocare a certi livelli. Poi ha davanti, dal mio punto di vista, due giocatori importanti, uno è Lapadura e l'altro è Caprari, che spesso fanno la differenza. A proposito di Lapadura, secondo te il prossimo anno cosa ne sarà di questo giocatore? È chiaro che tutti si augurano possa restare a Pescara, ma non sarà facile trattenerlo. Pescara deve andare in A per trattenere Lapadura, questo è ovvio, e ritengo che sia quasi scontato per quello che sta dimostrando il ragazzo. Parliamo un attimo anche del calcio di Massimo Oddo, un calcio spettacolo in Serie B, poche squadre obiettivamente, Eusebio, giocano un calcio così piacevole, sei d'accordo? Sì, ho visto delle gran partite, l'ho chiamato anche per fargli i complimenti dopo la partita che aveva vinto a Perugia, dove secondo me aveva espresso in alcune giocate qualcosa di veramente straordinario. È ovvio che poi magari è mancata un po' in continuità in certi momenti della stagione, però fa parte di un campionato e della crescita anche di un allenatore. Massimo è un ottimo allenatore. L'8 maggio, per chiudere, Eusebio, ci sarà questo derby allo Stadio Adriatico di domenica alle 17.30, Pescara-Virtus-Lanciano. Per chi farà il tifo, Eusebio Di Francesco, è difficile, però sotto sotto ci puoi dire qualcosa? No, sotto sotto dico che è giusto che vinca la migliore, io sono di quell'idea lì. A me capita spesso di affrontare tanti amici anche in campo, anche da allenatori, e dico sempre che vinca il migliore, perché lo sport è bello anche per quello. Io non devo tifare né per l'uno né per l'altro, poi ci sono dei valori che determinano la gara. Ultimissima, il prossimo anno Eusebio Di Francesco su quale panchina di Serie A siederà? Sicuramente in qualcuna siedo, però attualmente quella più probabile è quella del Sassuolo, anche perché ho ancora un anno di contratto, ma c'è anche una grandissima volontà da parte della mia società di trattenermi e di allungarmi anche il contratto. Devo dire che queste lusinghe mi fanno veramente piacere la partita, e molto probabilmente ci sta che rimanga Sassuolo. Grazie Eusebio Di Francesco per la disponibilità, per essere intervenuto in diretta nel nostro telegiornale. Io, Alfredo, se non ci sono domande da bolognano, dalla tenuta Zaccagnini, restituirei la linea allo studio. Grazie a Paolo Renzetti. Andiamo avanti con lo sport, vediamo le designazioni arbitrali, restando sempre alla Serie B della 37esima giornata. Spezia Pescara è stata affidata ad un abruzzese Di Paolo della sezione di Avezzano, Virtus Lanciano Novara a Maresca della sezione di Napoli, trasferta di La Spezia vietata ai tifosi delle Pescara, decisione clamorosa presa dalle autorità competenti, poiché giunge nel giorno di vigilia della partita, quando diversi sportivi avevano già acquistato il tagliando della gara, sportivi che ora potranno chiedere il rimborso. Alla base del provvedimento ci sarebbero dei tafferugli avvenuti tra i tifosi del Pescara e quelli del Cesena la scorsa settimana presso l'area di servizio Cerrano sull'autostrada A14. E restiamo sempre a parlare del Pescara, che è sempre in emergenza per quanto riguarda la formazione. Oddo non recupera Caprari e non ha a disposizione Memusciai, squalificato. Si allunga dunque la lista delle assenze, ma l'allenatore biancazzurro non demorde, non si accontenta del punto. Il Pescara giocherà come ci ha abituato Oddo per vincere. Ma la Spezia è una squadra forte. È una squadra molto forte, se noi andiamo a vedere il tridente d'attacco dello Spezia, insomma Catellani, Piccolo e Calaiò, sono giocatori molto molto forti, così come tutto il resto della squadra, una difesa molto esperta, è una squadra secondo me tra le più competitive. Sarà una partita molto difficile, ma come lo sono tutte, non possiamo sapere, immaginare come andrà, perché poi alla fine quando gioca il Pescara, diciamo che l'andamento delle partite dipende molto da noi, e perché noi facciamo sempre comunque un certo tipo di gioco, affrontiamo le partite con un certo tipo di mentalità, e quando ci riesce riusciamo a fare grandi partite, a volte ci sono momenti in cui non riusciamo a fare quello che vogliamo, o comunque hai squadre davanti che te lo impediscono e le partite prendono una piega diversa. Però si incontrano due squadre forti, e secondo me sarà un bello spettacolo da vedere. Certo, noi ci arriviamo con qualche assenza di troppo, ma ormai questa è una cosa che perdura da un po', e continueremo a fare di necessità virtù. Ma io mi accontento del punticino provando ad andare a vincere,
perché se noi dobbiamo andare a Spezia accontentandoci del punticino, gestendo la partita e il risultato, sicuramente non andrebbe bene la partita. Togliamo il problema, andiamo a Spezia per fare la nostra gara, per cercare di fare gol. Poi è ovvio che dovremmo essere bravi, come lo siamo stati col Cesena, perché col Cesena noi siamo in campo per vincere, ma nei momenti di difficoltà abbiamo badato anche a non prenderle. E quindi quello è segno di una squadra matura che sa quello che vuole. In Lega Pro tutto facile per il Teramo, che ha battuto la Lucchese per 3-0. Jacopo Forcella. 3 gol, 3 punti e la certezza data dai numeri di essere di nuovo ai nastri di partenza della prossima Lega Pro. Il Teramo nel pomeriggio con la Lucchese mette in cassaforte solo buone notizie e per quelle che erano le premesse ad agosto c'è da dire che si tratta davvero di un grosso risultato. Un avvio a rilento per i biancorossi e il lob dalle retrovie di Caidi al decimo trova un altro pallonetto, quello che prova Moreo col piatto destro senza però inquadrare lo specchio della porta. È l'antipasto del gol del Teramo che arriva al quarto d'ora. Petrella sfrutta i blocchi sul corner di Paolo Antonio ma cicca il servizio del compagno di squadra. La conclusione che ne viene fuori diventa di fatto un servizio per Michel Cruciani, che si traveste da uomo d'area di rigore e trafigge Masi per il gol, che conferma quanto il centrocampista ex Benevento si esalti quando di fronte si ritrova una formazione toscana. Il diavolo preme allora sull'acceleratore. La conclusione mancina di Petrella al 20° è fuori misura, quella di Paolo Antonio, minuto 26, termina non molto distante dall'incrocio dei pali. Amadio, tornato sui livelli dello scorso campionato al 29°, chiude il triangolo con Moreo, con Di Masi costretto all'uscita a valanga. La Lucchese barcolla e crolla un minuto dopo, quando Petrella, grazie al lavoro spalle alla porta di Forte su Altobello, taglia in due la retroguardia rossonera, col destro che trova la parte interna del palo e con la sfera che si insacca in rete per il 2-0. La reazione è timida prima dell'intervallo della Lucchese nel destro a giro di un soffio fuori di Pozzebon. Ma il Teramo ogni volta che affonda fa male, appena rientrati dagli spogliatoi cala il tris, nemmeno 3 minuti e Forte vede con la coda dell'occhio l'arrivo sulla corsia di Paolo Antonio, che si sistema il pallone sul destro, apre il compasso e batte ancora Di Masi. Di fatto i biancorossi mettono in ghiaccio la vittoria, da questo momento in poi, e mancherebbero ancora 42 minuti più recupero e solo gestione del risultato. Nella Lucchese il più attivo è sempre Terrani, al 50° in becca Fanucchi, chiuso dalla spaccata di Cecchini, che diventa un assist per la testa ancora di Pozzebon, che manca clamorosamente lo specchio della porta. Allora Terrani si mette in proprio, col destro dal vertice dell'area di rigore, che crea qualche grattacapo a Narduzzo. Poi la girandola delle sostituzioni, entrano i giovani Palma, Tini e Palestini per Petrella, Amadio e Cruciani. Poi la lunga attesa fino al fischio finale che al Teramo regala la vittoria e la sicurezza della permanenza in Lega Pro. Sabato la trasferta di Pistoia sarà con il traguardo già in tasca. Per la Lucchese invece c'è ancora da lottare e alle porte l'impegno insidioso a Pontedera contro il tutto cuoio. Sprofonda invece l'Aquila, non basta il cambio di panchina affidata a Giacomo Modica per risollevare le sorti dei rossoblù. Partita con il Siena finita 1-2 nel dopogara tensione fra giocatori e tifoseria, con la società che ha deciso per il silenzio stampa. Andrea Costantini. La cura Modica non sortisce effetti ed ora per l'Aquila si complica maledettamente la strada che porta alla salvezza diretta. Complice un avvio di partita shock, l'11 rossoblù si fa superare a domicilio da un Siena giunto nel capoluogo abruzzese senza alcuna velleità di classifica. Fanno già discutere le scelte del tecnico di Mazzara del Vallo, che nelle prime dichiarazioni non sembrava intenzionato a sconvolgere la struttura di squadra. Ed invece nell'11 di partenza, del quale non fanno parte gli infortunati Maccarrone, Pesoli e Milicevic, Sanni e Piva sono i centrali di difesa. Cosentini per la prima volta in stagione gioca in mediana, affiancato da Boulevard e Manuel Mancini. Triarico nel tridente con San Domenico e De Sousa. Il tutto nel 4-3-3 marchio di fabbrica di Modica. Ma dopo un destro dal limite di San Domenico, l'avvio di gara è da incubo. 7 minuti e il lancio di Burrei fa saltare la difesa aquilana. Scotti è in ritardo su Yamga e Zanonato di Vicenza decreta la massima punizione, ammonendo Scotti. Dagli 11 metri Burrei fa centro, benché l'estremo di casa scelga l'angolo giusto.
Il pomeriggio di Scotti e dell'Aquila è reso ancora più amaro al 14esimo, quando Pellegrini effettua un cross all'apparenza senza pretese, ma la traiettoria beffarda finisce la sua corsa in fondo al sacco. 0-2 è partita segnata, anche perché l'Aquila a metà tempo si ridesta ma non riesce a dimezzare subito il distacco. Piva trova in profondità De Sousa, buona la sua girata ma la risposta di Montipò è all'altezza della situazione. Più agevole l'intervento del portiere senese poco più tardi sul tiro centrale di San Domenico, ma la palla gol colossale viene divorata prima della mezz'ora da Triarico, che mandato in campo aperto da De Sousa arriva a tu per tu con Montipò, che ipnotizza l'esterno aquilano con un balzo felino, protegge così il doppio vantaggio. Esaurita la spinta, l'Aquila rischia ancora, Scotti ancora non è perfetto su Burrai e viene poi graziato da Rozzi, poi la sassata di La Vista sorvola di poco la traversa. Al rientro dagli spogliatoi Modica opta per un doppio cambio di Mercurio e Perna al posto di Chirieletti e Cosentini, ma è ancora il Siena a sfiorare il tris, cross di Opiela e la correzione di Rozzi non è efficace. Al 73esimo l'azione che ridà speranze ai padroni di casa, Opiela intercetta con un braccio il cross di Triarico, secondo rigore di giornata e seconda trasformazione questa volta di Sasà San Domenico, gol numero 13 per lui. Nel finale gli attacchi dell'Aquila sono sterili e confusi, tanto nervosismo e nulla più. Così la sconfitta si materializza e fa malissimo. L'avventura di Modica inizia con una salita che si fa sempre più ripida e con 5 sconfitte nelle ultime 7 partite, quello che viene fuori è il ritratto di una squadra a pezzi. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.